Buonasera, rassegna stampa di oggi 16 febbraio 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Napoli, De Luca sull'inchiesta di Infanpage, dice effervescenze, ma la regione Campania domani sostituisce il dirigente indagato. Il governatore commenta l'inchiesta che coinvolge il figlio definendola una sceneggiatura impensabile. Ma il suo vice Fulvio Bonavitacola convoca l'assemblea di SMA Campania. All'ordine del giorno la revoca e sostituzione del consigliere Di Domenico coinvolto nell'indagine. Bologna, comizio di Forza Nuova, migliaia al presidio antifascista, scontri con la polizia, cariche della polizia, idranti e scontri a Bologna tra gli agenti, gli attivisti dei centri sociali che hanno cercato di occupare Piazza Galvani dove è arrivato il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno allontanato più volte i manifestanti che hanno tirato anche lacrimogene, bottiglie di vetro e segnali stradali, oltre a intonare Bella Ciao mentre era in corso il comizio del leader di estrema destra. Sondaggi, ultimi dati prima dello stop, centrodestra invincibile ma senza maggioranza, al sud Movimento 5 Stelle al 38% e Lega al 7%. Tutti i dati partito per partito di Demos, Ipsos, CISE, Piepoli, SWG, per Repubblica, Corriere, Sole 24 Ore, La Stampa e Messaggero. L'Alleanza Forza Italia Lega Fratelli d'Italia può arrivare al 39% e a 296 seggi, ne mancano 20. Più Europa verso l'impresa è sopra al 3%. Tra i giovani 5 Stelle aumentano il loro bacino elettorale, ma si rafforzano anche Bonino e Grasso. Ostia, Casa Popolare, lo zio di Roberto Spada con l'ok del Campidoglio. Sindaco Raggi dice verificare il rispetto della legge. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il Comune di Roma ha regolarizzato la posizione di Giuseppe Spada, che da 7 anni occupava abusivamente un alloggio. Il PD dice i 5 Stelle parlano di legalità e trasparenza quando stanno all'opposizione, ma poi quando governano e amministrano compiono simili scelte. Su disposizione della DDA, squadra mobile e carabinieri, hanno acquisito tutti i documenti. La Regione Lazio accusa la Raggi dicendo sanatoria chiusa 10 anni fa. Lecco, valanga sulla Grignetta, morti 2 alpinisti, in salvo un terzo recuperato dai soccorritori. I 3, dalle prime informazioni, stavano tentando un'ascensione sul versante della montagna che si affaccia appunto sul comune di Prima Luna e sarebbero rimasti intrappolati in un canalone quando la neve si è staccata. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.